Nome del popolo italiano, la Corte d'Assise di Bologna, nel procedimento penale nei confronti di Paolo Bellini, Pier Giorgio Segata e Domenico Catracchi, ha pronunciato la seguente sentenza. Visti gli articoli 533 e 535, dichiara Paolo Bellini il responsabile dei delitti a lui ascritti, uniti dal vincolo della continuazione, lo condanna alla pena dell'ergastolo con isolamento diurno per la durata di anni 1. Segata e Pier Giorgio, responsabile del reato ascritto. Lo condanna alla pena di anni 6 di reclusione oltre spese processuali. Catracchia Domenico, responsabile del reato ascritto, ritenuto la sussistenza dell'aggravante contestata, lo condanna alla pena di anni 4 di reclusione. Condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali. Visto gli articoli 29 e 32, dichiara Paolo Bellini, Pier Giorgio Segatel, interdetti in perpetuo dai pubblici uffici in stato di interdizione legale durante l'esecuzione della pena. Domenico Catracchi, interdetto dai pubblici uffici per la durata di anni 5. Visto l'articolo 36, commi 1 e 2, ordina la pubblicazione per estratto della presente sentenza mediante affissione presso il Comune di Bologna e il Comune di Palestrina, nonché nel sito internet del Ministero della Giustizia per la durata di 30 giorni. Visti gli articoli 538 e seguenti, condanna tutti gli imputati al risarcimento dei danni conseguenti ai reati a favore delle costituite parti civili da liquidarsi in separato giudizio. Condanna Paolo Bellini al pagamento di una provvisionale esecutiva pari ad euro 100.000 euro in favore delle parti civili che hanno perso un parente di primo grado o il coniuge, euro 50.000 in favore delle parti civili che hanno perso un parente di secondo grado o un affine di primo o secondo grado. Euro 30.000 in favore delle parti civili che hanno perso un parente o un affine di grado ulteriore. Euro 15.000 in favore di ogni parte civile che abbia riportato lesioni improprie. Euro 10.000 in favore di ogni parte civile che abbia un parente che ha riportato lesioni. Visto l'articolo 541, codice di procedura, condanna gli imputati al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili non beneficiarie di patrocinio a spese dello Stato. Paolo Bellini nella misura del 90%, Pier Giorgio Segatel nella misura del 5%, Domenico Catracchi nella misura del 5%. Liquidate quanto all'avvocato Andrea Cecchieri in euro 9.900, quanto all'avvocato Armando Dapote in euro 20.487,60, quanto all'avvocato Lisa Barabelli in euro 45.217,93. In tutti i casi, oltre alle spese generali e forfettarie, nella misura del 15%, oltre IVA e CPA. Visti gli articoli 541, codice di procedura, 110,3 testo unico, 115-2002, condanna Paolo Bellini al pagamento in favore dello Stato delle spese sostenute nel giudizio delle parti civili ammesse a patrocinio a spese dello Stato, ai sensi dell'articolo 10, legge 206-2004, già liquidate e posta a carico dello Stato come da separati decreti in pari data e precisamente all'avvocato Gianluca Alifuoco euro 12.884,51, l'avvocato Giovanni Aurilio in euro 14.918,90, l'avvocato Francesco Aurilio in euro 16.953,30, all'avvocato Marianna Aurilio in euro 12.884,51, l'avvocato Alessandro Forti in euro 14.918,90, all'avvocato Antonella Miceli in euro 9.687,60, all'avvocato Alessia Merluzzi in euro 23.056,49, all'avvocato Roberto Nasci e all'avvocato Andrea Speranzoni in euro 38.653,52 ciascuno, tutti i casi oltre IVA e CPA. Visto l'articolo 541 codice di procedura, condanna Pier Giorgio Segatel e Domenico Catracchi alla rifusione delle spese sostenute dalle parti civili, che liquida in favore degli avvocati Gianluca Lifuoco, Giovanni Aurilio, Francesco Aurilio, Marianna Aurilio, Alessandra Forte, Antonella Miceli, Alessia Merluzzi, Roberto Nasci, Andrea Speranzoni, nella somma di euro 7.581 per ciascuno di essi e nella misura di euro 3.790,80 per ciascun imputato. Visti gli articoli 544,3, 154,4 bis disposizione attuazione, fissa il termine di giorni 90 per il deposito della motivazione della sentenza, prorogabile fino a giorni 180 con decreto del Presidente del Tribunale di Bologna. Ordina la trasmissione al pubblico ministero in sede dei verbali di dichiarazione testimoniale rese in questo processo da Menicacci Stefano, Di Nunzio Giancarlo, Mezzati Piercerzo, nonché delle relazioni redatte da Giampaffi Fabio,
Delfino Stefano, Rogliero Giacomo e dei verbali delle dichiarazioni rese dagli stessi per competenza in relazione ad eventuali ipotesi di reato di quegli articoli 372 e 375 codice penale. L'udienza è tolta.